Centinaia sono i runner pronti per l'appuntamento podistico nazionale che si terrà il prossimo 25 aprile. Si tratta della Corri Lucrezia, la cui edizione, giunta alla 38esima edizione, è stata presentata sabato mattina durante la conferenza stampa tenutasi a Lucrezia di Cartoceto. Appassionati provenienti dalle Marche, Umbria e Romagna di tutte le età, pronti per la gara con partenza da Piazza Giovanni Paolo II, che si snoda su un itinerario pianeggiante di 5.000 metri, che gli atleti dovranno percorrere per ben due volte, per un totale di circa 10 km. Organizzatore dell'evento, il gruppo podistico Lucrezia, che punta a diffondere l'atletica leggera e il podismo, con il suo presidente Bruno Toccaceli. Bruno, tutto pronto per la 38esima edizione della Corri Lucrezia. Ad oggi quanto sono gli iscritti e quanto tempo c'è ancora per iscriversi? Allora, ad oggi saranno un centinaio, però il tempo ultimo per iscriversi è lunedì 22 aprile, quindi tutti si iscriveranno, i gruppi locali, tutti l'ultima settimana. Adesso non siamo in tanti, però arriveremo, se tutto va bene, ai 350-400 competitivi, perché da quest'anno abbiamo visto le gare FIDAL, che la nostra è una gara FIDAL, valevole anche per il Grand Prix Marche, praticamente hanno aumentato tutti la partecipazione da quest'anno, quindi quest'anno ci aspettiamo più gente degli anni passati. L'evento, ripartito nel 2022 dopo due anni di stop durante il periodo del Covid, vedrà quest'anno la partecipazione anche dei più piccoli, con diversi percorsi previsti. Oltre 10 km diversi sono i percorsi anche per i bambini a seconda della fascia d'età. Allora sì, i bambini più piccolini fanno 300 metri, quelli più grandini fanno 500 e gli altri fanno 1 km e 2 km. Le categorie da 1 km e da 2 km saranno premiati i primi 3 uomini, le prime 3 ragazzi e i primi 3 ragazzi sul palco con delle coppe. Al termine della corsa verranno consegnati trofei Avis e BCC. Bruno, altro momento fondamentale è la consegna dei trofei Avis e BCC. Sì, allora, gli Avis come saranno premiati i primi 5 uomini e 5 donne. Poi ci sarà anche un campionato sociale BCC che praticamente potranno gareggiare e andare in premiazione solo i soci BCC di Fano, che hanno la tesserina socio BCC, possono partecipare a questa classifica, che abbiamo un trofeo per il primo uomo e prima donna e delle coppe per gli altri. Una manifestazione che ha tra i suoi principali sostenitori la Banca di Credito Cooperativo, da sempre vicina agli eventi del territorio. Paolo, quanto è importante valorizzare e sostenere gli eventi del nostro territorio? Beh, noi come banca ci teniamo in modo particolare a valorizzare qualsiasi evento. Questa è una manifestazione sportiva che ha una valenza sociale, che valorizza non solo il territorio, i nostri soci, valorizza i valori che sono fondamentali, quelli dello sport, quelli della vita all'aria aperta, quindi noi come BCC di Fano siamo vicini a questa iniziativa da anni e lo saremo anche nei prossimi anni, insomma. Al termine della cerimonia è stata consegnata anche una targa al concittadino Graziano Ricci per aver messo a disposizione la vecchia sede della podistica Lucrezia.